Alzando lo sguardo, provando a cambiare la nostra prospettiva, vediamo come molte cose vadano ad intrecciarsi, analizzare le dinamiche e capire i trend in essere, trovare il filo rosso che unisce trasversalmente economia, eventi e attualità per allargare gli orizzonti dal settore dell'acciaio e, appunto, alzare lo sguardo. Sono Massimiliano Panarari e questo è Panorami, il podcast di Siderweb che il martedì e il giovedì analizza l'attualità dall'Italia e dal mondo. La tensione tra il governo e Stellantis ha conosciuto nel corso di questi giorni un'escalation vera e propria, nella quale, come era prevedibile, si è infilata la politica e in particolare la volontà di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia di trovare un appiglio sostanzialmente populista per poter polemizzare con la multinazionale nata dalla fusione tra la Fiat e la grande impresa di Stato francese. Le ragioni sono piuttosto note, così come è molto conosciuta la situazione nella sua evoluzione. Uno dei punti di partenza riguarda lo spettro dei volumi produttivi degli stabilimenti italiani di Stellantis, sui quali, per l'appunto, si è appuntata tutta una parte dello scontro. A Mirafiori, l'impianto che viaggiava sopra gli altri grazie alla salita produttiva della 500 elettrica iniziata circa 3 anni fa, si andrà nella direzione del rallentamento. Ne è una prova la cassa integrazione del 12 febbraio, dal 12 febbraio al 3 marzo, sulle linee dell'utilitaria e della Maserati. Dopo lo stop produttivo a dicembre di Maserati Ghibli e 4 Porte, è probabile che a seguire lo stesso destino sia anche il Levante, dato che l'azienda fornitrice di sedili, la Lear, non ha più ordinativi a partire da aprile. Restano le elettriche Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, e bisognerà aspettare il 2027 per un altro SUV del Tridente e il 2028 per la 4 Porte elettrica. Il 2023 si era chiuso in Italia per Stellantis con 751.384 modelli assemblati tra vetture e veicoli commerciali, dunque un segno più del 9,6% rispetto al 2022. Ma lontani ancora da quel traguardo del milione di modelli che il governo continua ad auspicare e che l'ultima volta furono raggiunti nel 2017 quando alla guida di Fiat Chrysler c'è ancora Sergio Marchionne. Negli anni sono diventati i dipendenti, spinti a lasciare o ad anticipare la pensione con incentivi o contratti di espansione in cambio dell'ingresso di giovani lavoratori. Nel 2021, infatti, l'anno della fusione appunto tra Fiat Chrysler e il gruppo PSA, appunto la grande impresa francese, in Italia si contavano 51.300 persone e sono diminuite oggi a 42.700. Ecco, nella polemica tra il governo italiano, presieduto da Giorgia Meloni, e in particolare negli ultimi tempi con il ministro dello sviluppo economico del Made in Italy, Adolfo Urso, e l'amministratore delegato di Stellantis, la situazione è andata via via deteriorandosi fino a che in qualche modo si è riaperto uno spiraglio. Vediamo le dichiarazioni infatti del ministro Urso. Se Tavares o altri ritengono che l'Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all'interno dell'azionariato di Stellantis, ce lo chiedano. Se vogliono una partecipazione attiva, possiamo sempre discutere. Sono state queste, dopo l'escalation di polemiche, le dichiarazioni recenti, negli ultimissimi giorni, del ministro delle imprese del Made in Italy, al termine del tavolo sull'automotive, una dichiarazione che è venuta nel corso della conferenza stampa. Per il CEO di Stellantis, Carlo Tavares, che era stato interpellato dai giornalisti sulle critiche della premier Giorgia Meloni, l'Italia dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore automobilistico anziché attaccare l'impresa per il fatto che produce meno nel nostro paese. Tavares aveva dichiarato che si tratta di un capro espiatorio nel tentativo di evitare di assumersi la responsabilità
per il fatto che se non si danno sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici si mettono a rischio gli impianti in Italia. In particolare Tavares aveva indicato in Mirafiori, dove viene prodotta la 500 elettrica, e in Pomigliano, le fabbriche sul suolo italiano in cui i posti di lavoro risultavano più a rischio per effetto delle politiche del governo Meloni, accusato di non sostenere con incentivi adeguati la diffusione della mobilità elettrica in Italia. In seguito al tavolo automotive è arrivato il nuovo piano di incentivi del governo. Il ministro Adolfo Urso aveva infatti illustrato nelle scorse ore il DPCM per rimodulare l'ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Il nuovo piano di incentivi per l'auto va in tre direzioni, ha dichiarato, convergenti tra loro: sostenibilità ecologica, sostenibilità sociale e sostenibilità produttiva. Il primo obiettivo è infatti quello di stimolare la rottamazione delle auto altamente inquinanti, l'Euro 0, 1, 2 e 3, che costituiscono ancora il 25%, ovvero un quarto del parco circolante nel nostro paese. Il secondo obiettivo, dichiarato dal ministro Urso, è di aiutare soprattutto le famiglie con redditi bassi attraverso un sistema graduale che prevede agevolazioni più significative per i nuclei con ISEE fino a 30.000 euro. Il terzo obiettivo è quello di incentivare la produzione nel nostro paese, che negli ultimi anni si è andata drasticamente ridotta, ha detto ancora Urso, malgrado gli incentivi predisposti che sono andati prevalentemente sino all'80% a vetture prodotte in stabilimenti esteri. Il tavolo dell'automotive ha visto anche svilupparsi la discussione sullo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro dedicati al mercato, alla competitività e alla componentistica, oltre che al lavoro e alla ricerca. Un tavolo sull'automotive a cui ha partecipato insieme ai sindacati, alle associazioni imprenditoriali di filiera, alle regioni, appunto anche la multinazionale Stellantis. Ma all'interno di questo contesto la polemica politica non vuole arrestarsi, perché si è inserito nel pieno della sua campagna elettorale permanente, nel pieno del suo movimentismo, anche il vice premier Matteo Salvini, che appunto interviene a tutto campo, con un'ottica che è ovviamente innanzitutto di tipo elettoralistico. E Salvini ha voluto smentire Urso dicendo che non saranno dati più incentivi a Stellantis. Quindi una dichiarazione che dopo i tentativi di distensione è andata invece a cercare di ripristinare la tensione in una chiave assolutamente non necessaria e appunto totalmente politica. Nel frattempo va ricordato che il presidente di Stellantis, John Elkann, interpellato dall'ANSA, ha dichiarato che non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico Dare Forward e sulla puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l'attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia. E Stellantis ha aggiunto sempre il canno, è impegnata al tavolo automotive promosso da MIT, che vede unito il governo italiano con tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni per affrontare insieme la transizione elettrica. E dunque è evidente che il nodo, ancora una volta, questo è l'oggetto del contendere ed è anche effettivamente l'elemento di debolezza e problematico della parte del governo, non è arrivata un'indicazione chiara e precisa sul piano di incentivi. Al di là di dichiarazioni generiche e anche, possiamo dire, di quella che è la buona volontà evidenziata dal ministro Adolfo Urso, subito smentito però appunto dal vice premier Salvini, che ha voluto attaccare Stellantis, e dunque la Fiat come l'ha chiamata, in una direzione che è quella di cui però non c'è bisogno dal punto di vista dello sviluppo industriale e dei posti di lavoro, ma che guarda sempre, come troppo spesso fanno le forze politiche, all'orizzonte di breve termine della campagna elettorale, in questo caso l'europeo del giugno 2024, preceduta da una serie di voti amministrativi e soprattutto in alcune regioni del paese. E con questo è tutto, a giovedì con il prossimo appuntamento di Panorami. Panorami è un podcast di Siderweb. Lo potete ascoltare su tutte le piattaforme gratuite.